Veneziani mobilitati per l'arrivo di Matteo Renzi in Laguna. Non è una visita di routine. Viene ad inaugurare all'Arsenale il primo evento del semestre italiano dell'Unione Europea, il Digital Venice, e avrà gli occhi puntati di tutta l'Europa. E per questo comitati e associazioni si sono già dati convegno per domani, alle 10, quando arriverà il Premier, per far sentire la loro voce abbinando il rifiuto del MOSE a quello delle grandi navi. Hanno chiesto di incontrare Renzi per presentargli un documento in cui chiedono lo scioglimento della concessione unica al consorzio Venezia Nuova per la costruzione del MOSE e un'ispezione tecnica sui lavori della diga mobile. Sarà una giornata intensa per il Presidente del Consiglio, che verrà per spiegare la strategia italiana utile alla diffusione del digitale per aiutare la ripresa economica e a colmare il digital divide, il divario che esiste tra i paesi dell'Unione. Ad esempio, nel settore della pubblica amministrazione l'Italia è fanalino di coda. Appena il 21% dei cittadini interagisce con gli uffici pubblici online, contro la media europea del 41%. Gli stati più avanzati sono la Danimarca, la Finlandia e la Svezia. Venezia però non viene ultima, si è certificata come il capoluogo italiano più avanzato per rete e cittadinanza digitale. Da 5 anni, nel centro storico, il collegamento internet è gratuito e si accede attraverso una password, a beneficio dei 25 milioni di turisti che la visitano ogni anno.